E se vi servono PSN Card, Xbox Gift, oppure PlayStation Plus, oppure Xbox Gold, potete trovare il link qui in descrizione. G2A sono veloci, sicuri e affidabili. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Javis Pod, lo staff di NMF, benvenuti nella player review di Ericsson nella sua versione TOTS con 95 di rating. Prima di iniziare questa review vi invito a lasciare almeno 50 like o mi piace per questa carta e per questa review, a condividere questo video e iscrivervi al canale, al nostro canale Telegram, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook e seguiteci su Instagram. I link ai nostri social li trovate qui in descrizione. Allora, Christian Eriksen, TOTS è il trequartista ideale che si possa avere, perché ha proprio i valori che interessano un trequartista, ovvero il dribbling, il passaggio e anche il tiro. Queste tre sono assolutamente dei pro. Così come dei pro vi dico già le 5 stelle piede debole, 4 stelle skill. Ragazzi, queste stelle parlano da solo. 5 stelle lo rende perfettamente capace di utilizzare i due piedi, destro e sinistro. Poi ha una buonissima velocità, 85 in carta. Ed è una cosa positiva per un centrocampista una velocità del genere. Il dribbling è veramente preciso, controllo palla ottimo, dribbling puro anche senza le skill davvero fantastico. Il tiro, wow, un'altra cosa da notare, è un ottimo tiro dalla distanza, un ottimo potenza tiro. E poi in area finalizza davvero benissimo, quasi come un attaccante, 91 in carta finalizzazione. Si piazza bene in campo grazie a 97 in game e anche a work rates alto medio, buono per un trequartista. Il suo passaggio è fantastico, 99 visione, 98 passaggi corti, 94 lunghi, 94 cross, 93 effetto. Il tiro a giro però mi è sembrato un filino deboluccio. Ragazzi, non ho segnato col tiro a giro con lui, oppure ho segnato davvero pochissimo. La resistenza è però un altro pro, 99 in carta, ma come piccolo contro la forza fisica, 67, e il colpo di testa non è interessante, ragazzi. Però un trequartista non deve avere un colpo di testa. In casi estremi potrebbe fare il centrocampista centrale, ma difficilmente il mediano. Potrebbe addirittura fare l'esterno, ma non è che sia proprio ideale in quel ruolo. Lo consiglio al massimo come CC, trequartista, scusate, oppure AT. E io l'ho provato addirittura come attaccante e si comporta anche abbastanza bene. Come alternativa vi dico De Bruyne. Tra le icon Rui Costa Prime, ragazzi, davvero simile, nella nazione non ce ne sono, nella Liga mi potrei dire anche un certo Pogba. Dello stesso livello invece De Bruyne Tots, ragazzi, anche se De Bruyne o De Bruyne è un filino più forte. Come stile intesa, qualcosa che le aumenti la forza fisica, ragazzi, ci vuole assolutamente. Come prezzo abbiamo all'incirca 280.000 crediti, è un prezzo un filino altino, infatti per me è un piccolo contro. Gli avrei preferito un 200.000 crediti, con sincerità. E il mio voto per questa carta è un 9++, stesso voto di Pjanic Tots, perché entrambi hanno giocato benissimo, hanno avuto più o meno gli stessi voti e si sono comportati davvero bene, fanno gol, fanno assist e sono davvero due ottimi centrocampisti. Dunque, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale. Con Javis Po vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli.